in forza sia delle disposizioni di legge sia del buonsenso c'è stata la possibilità senza oneri di dilatare i metri quadri in concessione. Queste norme quest'anno non esistono più e quindi quello che gli operatori commerciali di Piazza Pinto e Via Tuvolo di Bisciotta chiedono è quello che non hanno mai avuto, cioè pretendono di avere quello che l'amministrazione comunale non aveva mai concesso loro, cioè vorrebbero praticamente l'utilizzo indiscriminato dell'intera piazza di Bisciotta che loro occupano già per metà. Solo questa piazza e Tuvolo non sono in regola i commercianti, gli Noi operatori. abbiamo centrato l'attenzione sulla piazza che è il luogo di riunione della cittadinanza. In altri luoghi il problema viene controllato sistematicamente dal comando vigili urbani, ma non ha l'interesse e il significato che ha la piazza principale del paese. Io confesso anche una cosa pubblicamente, che ad esempio su Piazza Pinto il ragionamento questo è e questo rimane, su altri luoghi come Via Tuvolo, che non è il luogo dove si ritrovano i cittadini, la giunta nella prossima seduta, che credo sarà mercoledì, farà una riflessione ulteriore per vedere se è possibile un'occupazione ulteriore di spazi, ma nella piazza Pinto il discorso, come dire, ha un significato particolare.